Un giorno, John vide un suo compagno di classe che tornava da scuola con un sacco di libri in grembo. Questo amico si chiamava Kyle. Sembrava che Kyle avesse deciso di svuotare per intero il suo armadietto nel quale c'erano tutti i suoi libri. John pensò che fosse strano. Perché qualcuno dovrebbe portarsi a casa tutti i libri durante il fine settimana, pensò. Deve essere un vero secchione. John alzò le spalle e continuò. Tuttavia, in quel momento, notò un gruppo di ragazzini correre verso Kyle. Vide che lo spinsero a terra e gettarono i suoi libri tutti intorno. Anche gli occhiali di Kyle finirono per terra a metri di distanza. Dopo lo presero in giro e se ne andarono. John velocemente corse ad aiutare il ragazzino. Sul viso di Kyle, sporco di fango, si potevano vedere le tracce delle lacrime. John trovò gli occhiali e glieli porse, dicendo: «Sono stupidi, dovrebbero avere quello che si meritano». Kyle sorrise a John. Fu uno di quei sorrisi che esprimono profonda gratitudine. «Grazie», gli disse. John lo aiutò a raccogliere i suoi libri e lo accompagnò a casa. Per tutto il tempo parlarono e così si conobbero meglio. Quando arrivarono a casa, John invitò Kyle a giocare a calcio durante il fine settimana. Lui accettò e così iniziò una bella amicizia che durò per tutta la scuola superiore. John e Kyle diventarono inseparabili. E finalmente venne il giorno tanto atteso, quello della cerimonia conclusiva. Tutti erano presenti, i genitori, i professori e gli studenti, orgogliosamente seduti, con le tuniche e i cappelli. Kyle, come miglior studente, dovette fare il suo discorso a nome di tutti gli studenti della scuola. John fu così orgoglioso del suo amico, forse anche un po' geloso, ma sicuramente orgoglioso. Soprattutto mentre lo guardava salire lentamente sul podio, mentre tutta la folla applaudiva. «Grazie», iniziò Kyle il suo discorso. Poi si schiarì la voce e continuò. «La cerimonia conclusiva», disse lui, «è il momento nel quale si ringraziano coloro che ci hanno aiutato in questi anni difficili. I nostri genitori, i professori, i parenti, anche il nostro allenatore, ma soprattutto i nostri amici. Sono qui per dirvi che essere un amico per qualcuno è il dono più grande che si possa dare. Voglio raccontarvi una storia», disse Kyle. Poi cominciò a descrivere la sua esperienza, come John lo aiutò nei primi giorni di scuola. Inoltre Kyle rivelò qualcosa che inorridì tutti i presenti. Proprio quel fine settimana, quando Kyle tornava a casa con tutta la pila di libri in grembo, pianificava di suicidarsi. Per questo aveva svuotato il suo armadietto dai libri. Voleva risparmiare la fatica a sua madre di dover pulire per lui. Poi Kyle si fermò nel suo discorso. Guardò in modo intenso John, che lo guardava con gli occhi spalancati, e continuò: «Fortunatamente però sono salvo. Il mio amico mi ha salvato. Mi ha salvato dal fare ciò che per me è difficile dire». Poi tra la folla riunita si sentì un sospiro generale. Fu il sospiro di stupore e ammirazione. Anche i genitori di John guardarono il proprio figlio, con lo stesso sorriso di gratitudine con il quale lo guardò Kyle dal podio. In quel momento John iniziò a strizzare gli occhi e il naso, mentre la folla applaudiva con una standing ovation. Forse le nostre azioni quotidiane non ci sembrano troppo importanti. Forse non riconosciamo molta importanza a qualcuno che fa un po' di bene e la consideriamo una piccolezza. Questo atteggiamento è anche giusto. A nessuno, nemmeno a Dio, piace quando qualcuno loda la propria benevolenza. Quindi è bene essere umili e non sottolineare accuratamente ogni cosa buona che abbiamo fatto per gli altri, perché Dio è il migliore ad annotare le cose. Al suo occhio vigile non sfugge mai niente. Gesù in un'occasione disse queste parole nel Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetto 42. «E chiunque darà da bere anche un solo bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo, in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio». Dio, quindi, premierà ogni nostro atto di bene che facciamo per gli altri, indifferentemente da quanto possa sembrare insignificante ai nostri occhi.
Forse non godremo di questo premio nella nostra vita presente, come è successo a John. Perché lui ha avuto il privilegio di poter vedere quanto un gesto insignificante ai suoi occhi, cioè aver dato supporto a Kyle, abbia portato una grande benedizione. Mentre guardava il suo amico vivo, sano, felice su quel podio. Sarebbe bello se potessimo vedere sempre i risultati delle nostre buone azioni e se fossero pubblicamente elogiate davanti a tutti. Ma spesso non è così. Molte delle nostre buone azioni restano lontane dagli occhi del pubblico, apparentemente dimenticate. Ma Dio non dimentica niente. Perciò non sottovalutiamo il potere dell'influenza divina. Non sottovalutiamo le occasioni che Dio ci dà per aiutare gli altri. Un giorno vedremo i frutti del nostro lavoro. Se non in questa vita, di certo nell'eternità.